Allora, buonasera, anzi buon pomeriggio a tutti, sono le 14.35, quindi buon pomeriggio a tutti. Sono Paolo Fini, segretario della Lega di Riparolo Canavese. Come vedete siamo qui a rappresentare il centrodestra, perché abbiamo Fratelli Italia, Forza Italia, Lega. Siamo qui perché? Perché noi lavorando uniti insieme stiamo dando dimostrazioni a livello anche nazionale di ottimi risultati, insomma stiamo facendo bene al governo, stiamo cercando di portare avanti tanti lavori, tanti progetti. La stessa cosa vorremmo fare su Riparolo. Su Riparolo, centrodestra, non era andato alle scorse amministrative, non era andato, era andato ognuno in ordine sparso e insomma i risultati sono stati quelli che sono stati. Abbiamo portato a casa un po' di numeri, ma niente di concreto. Riparolo 2024 andremo alle amministrative e chiedo, cioè siamo qua per comunicarvi che saremo, correremo insieme, faremo una lista, penso civica, quasi sicuramente civica, e metteremo in campo tutte le nostre forze, tutte le nostre competenze. C'è Fabrizio che ha già amministrato questo paese in maniera abbastanza importante, c'è Claudio Leone che ha fatto l'assessore al commercio e l'ha fatto in maniera esemplare. Non vi dico, cioè andate a guardare quello che sta facendo oggi, questi qua, l'assessore al commercio, cioè i mercatali, i negoziati sono tutti imbufaliti. Poi c'è anche Forza Italia, con Raimondo, quindi questo è la... Vi ho convocato per questo motivo qua. E io mi sento di dire, come penso centrodestra, come anche come certo, Adardo, chiedere a Fabrizio se si può prendere l'impegno a portare avanti un progetto comune, no? Creare le condizioni di fare un gruppo finalizzato al, come dire, cioè chiaramente faremo un programma e questo programma andremo a lavorare, faremo una, come dire, una cucina, chiamiamolo come volete, di idee, quindi coinvolgeremo tutta la società civile di Riparolo e anche paesi limitrofi. E poi in funzione delle competenze ci sarà la squadra di che andrà poi a governare il paese. Io personalmente ti chiedo, Fabrizio, te la senti di fare il nostro candidato a sindaco? Cioè te lo dico proprio, cioè... è proprio una bomba. A bomba. Vado io? Guarda, c'è chiaro che se non ne vogliamo, cioè, preferivo, non so, tipo un diemolo, cioè, però vabbè. Chiedere qualche lui. No, sicuramente io ringrazio l'amico, ringrazio anche dell'ospitalità, anzi, sono contento. E questa unione, secondo me, penso che ci spaventa perché... Io vedo una squadra forte, soprattutto non solo perché vedo noi quattro, ma perché vedo tutto quello che rappresentiamo. E quindi rappresentiamo comunque un elettorato che si è visto in ultime elezioni di centrodestra, moderato, liberale e quant'altro, che comunque ha appoggiato il centrodestra anche nelle ultime 4-5 mesi fa che abbiamo votato, quindi nelle ultime tornate. Ma a livello amministrativo il problema è che Riparolo ne ha bisogno, quindi secondo me noi più che chiedere a Fabrizio, a Claudio, tutto quanto di unirci, secondo me ce lo chiedono i cittadini. Quindi i cittadini, abbiamo sentito molti sentori che vogliono l'unione per andare a cercare di trovare una Riparolo più giusta, tornare a essere competitivi, perché ultimamente veramente si sta abbassando il livello notevolmente. E anch'io vedo in Fabrizio, se lui darà disponibilità, il cavallo vincente, proprio
è lui che deve, per le sue doti, poi adesso non sto a elogiare, se no sembra persino... Io sarei meglio, ma non posso, però... No, vabbè, comunque... E quindi anch'io mi affianco all'amico, alla richiesta, se Fabrizio eventualmente può fare il nostro cavallo di battaglia. In questo caso si pone così. Vai, Claudio. Ma se mi consentite due parole anche a me, anche se non sono segretario, a differenza di chi mi ha preceduto, innanzitutto ringrazio tutti i giornalisti, ringrazio gli amici che sono qua seduti insieme a me a questo tavolo. Ma diciamo che questo tavolo arriva dopo, posso dire, un anno di, diciamo, di idee reciproche, di condivisione di idee che hanno maturato la richiesta che il mio segretario e l'amico Aldo hanno fatto a Fabrizio. Io penso che da inizialmente sia io, sia Aldo, sia Fabrizio, magari lo dico con magari un po' di esperienza, ce l'abbiamo non solo sui social, ma ce l'abbiamo sulla carta, abbiamo portato a casa, insomma, dei risultati concreti. Ci siamo misurati, abbiamo reciprocamente avuto degli attestati di stima importante sia nella società civile che nella società, nei vari gruppi politici. Ma l'idea di candidare Fabrizio l'ho condivisa da subito, perché Aldo ed io abbiamo reciprocamente degli impegni diversi. Fabrizio, gli cercheremo di chiudere un pochettino quelle che sono i lavori extra Rivarolo, dicendoci: Fabrizio guida questa squadra, prende in mano la compagine di centrodestra, che, voglio dire con un po' di presunzione, potremmo essere solo noi a perdere le amministrative della nostra città. Perché? Perché questo? Perché basti guardare i giornali da quando il centrodestra in regione, nonostante il Covid, a Roma abbiamo portato una ventata di nuovo e abbiamo dato sicurezza al nostro paese, abbiamo dato sicurezza alla nostra regione Piemonte, ci siamo trovati, come tutti sapete, questo Covid che tutti ci davano per morti. Oggi io sento attestati di stima ovunque nei confronti del nostro presidente, che tra l'altro mi auguro che sia anche il presidente del 2024, il nostro Alberto Cirio. A Roma, non sta a me dirlo perché sicuramente siete più avvezzi di me di quanto è il mondo giornalistico, non abbiamo che elogi da parte di qualsiasi categoria. Le intenzioni di voto, che chi fa politica come noi le vede, ci vedono andando sempre con la freccia lì su. Ciò vuol dire che stiamo facendo bene ad ogni livello. Non possiamo pertanto fare meno bene nella nostra città, perché io, Aldo e Fabrizio siamo nati a Rivarolo ed abbiamo Rivarolo nel cuore. Vedere una Rivarolo, io da imprenditore commerciale, da persona legata al commercio da quando ho 19 anni nella mia città, vedo che ha bisogno veramente di un qualcosa in più. Consentitelo, un po' più di esperienza. Secondo me quell'esperienza che è venuta a me nell'ultimo periodo, che hanno lasciato con l'amaro in bocca molte categorie, in primis, come diceva l'amico Paolo, proprio quelle del commercio. Ma non mi voglio veramente divulgare troppo. Io penso che da oggi abbiamo deciso di fare questo gruppo, di chiamarli, di dirgli: noi ci siamo, lavoreremo fianco a fianco a Fabrizio, io e Aldo saremo comunque, penso di poter parlare anche a nome suo, i due bracci destro di Fabrizio, che gli chiederemo se avrai bisogno, noi ci saremo anche per scrivere il nome tra gli eventuali candidati. Fin da oggi ti diciamo, lo stiamo già facendo, ma facciamolo alla luce del sole. Da oggi si comincia questa, chiamiamola, nuova avventura per riprenderci quello che riteniamo sia doveroso per tutto quello che vi abbiamo elencati. Pertanto ringrazio Fabrizio, perché prima di arrivare qua sicuramente eravamo già d'accordo con lui che il progetto doveva essere finalizzato a quello che hanno detto chi mi ha preceduti. Pertanto rimbocchiamoci le maniche, avanti tutta, e 2024 che sia l'anno della ripresa della nostra città. Grazie a tutti. Adesso tocca a me. Adesso ci dice non accetto. No, no, vabbè. No, adesso sono qui a dire, ragazzi, non è uno scherzo, qui parliamo di Rivarolo. E Rivarolo è la città dove stanno crescendo i nostri,
figli, e lo dico non a caso perché abbiamo peraltro tutti figli più o meno della stessa età e nemmeno pochi messi insieme, e quindi stiamo parlando di cose serie. Parliamo di una Rivarolo che in questi anni ha fatto degli enormi passi indietro sul piano della cultura, sul piano dell'attività commerciale, sul piano della sicurezza, sul piano delle politiche sociali, sul piano della vivibilità, sul piano dell'ambiente. Cioè, siamo una città che in questo momento è a traino dei comuni limitrofi invece di essere la guida dei comuni limitrofi. Non a caso Paolo prima citava i comuni limitrofi anche come interlocutori della prossima amministrazione, perché Rivarolo deve ritagliarsi questo ruolo, cioè quello di una città che possa essere centro di aggregazione. Non significa quella che comanda, significa però quella che si mette in gioco, si mette a disposizione di un territorio che per ovvie ragioni strutturali e di posizione necessariamente vede Rivarolo al servizio sotto diversi punti di vista. Pensiamo al ruolo di Rivarolo nell'ambito del CIS, pensiamo al ruolo di Rivarolo nell'ambito del CCA, pensiamo al ruolo di Rivarolo nell'ambito dell'azienda sanitaria locale. Quindi Rivarolo, il numero di abitanti per sua collocazione è centrale, alla stazione, al centro di una viabilità anche un po' particolare, quindi sicuramente deve tornare a dire la sua per responsabilità nei confronti di questa parte di Canavese occidentale. Siccome si vota Ivrea, non posso utilizzare lo slogan che avevamo usato qualche anno fa, eravamo una qualunque città del Canavese, adesso siamo la capitale. Ecco, c'è bastata l'amministratore Rostani per far sì che a Ivrea siano contentissime di rilevare il fatto che Rivarolo non è più capitale di nulla. Dopodiché l'esame serio che dovremmo fare adesso, ed è il motivo per cui io accetto con riserva, è relativamente al fatto che devo necessariamente confrontarmi con la società civile per lanciare l'officina Rivarolo, che sarà il grande tavolo attorno al quale ci siederemo sicuramente io come partiti, ma come partiti intendo quelli del centrodestra, Aldo e Claudio, che io li vedo più come amici e obiettivamente come cittadini che crescono in una famiglia responsabilmente a Rivarolo, ma con alle spalle l'esperienza per entrambi di aver fatto gli assessori in questa città, e nello stesso tempo per essere gli interlocutori di quei cittadini che in questi mesi ci hanno avvicinato, che vogliono occuparsi di amministrazione, che hanno delle idee da proporci e che necessariamente devono essere ascoltati. Quando abbiamo amministrato abbiamo pensato al ruolo dei prossimi 20 anni, ora i 20 anni sono scaduti, dobbiamo pensare ai prossimi 20. Se qualcuno fa battute sul fatto che ragiono per ventennio, se le tenga, ok, perché effettivamente sono passati quasi 20 anni da quando ho iniziato a fare il sindaco e da quando abbiamo iniziato a pensare la Rivarolo che immaginiamo, anche dobbiamo pensare alla Rivarolo del prossimo, perché purtroppo questi 10 anni di, permettetemi il termine, di commissariamento allo stagno, perché voglio dire, è stata una gestione, e questo non significa parlare male di una persona assolutamente, parliamo di una gestione invece che di un governo. Invece Rivarolo bisogna essere governata, bisogna pensare alla Rivarolo del futuro, dobbiamo prendere in mano le redini delle politiche sociali, le redini delle politiche culturali, le redini delle politiche commerciali. Non possiamo trovarci con un mercato ambulante morto, con le attività commerciali che chiudono invece che aprire, con i negozi sfitti invece che con i negozi, o magari con la richiesta sempre più crescente di persone che le vogliono affittare per svolgere la loro attività. Quindi la Rivarolo, diciamo, salotto del Canavese deve nascere. Il centrodestra è in condizione di poterlo fare? Non lo so. Permettetemi di lavorare nell'ambito dell'officina Rivarolo, permettetemi, come giustamente mi state chiedendo di fare, di interloquire con le associazioni, con i gruppi di cittadini che si vogliono avvicinare, con quanti hanno interesse a lavorare per la città di Rivarolo, per avere un programma serio ed attuabile, alla luce anche del fatto che in questo momento ereditiamo una situazione disastrosa, disastrosa da un punto di vista amministrativo, perché basta vedere un giro per Rivarolo, basta chiedersi quanto costa al metro quadro un'abitazione a Rivarolo, quanto costava 7-8 anni fa, basta vedere quanti negozi hanno aperto invece rispetto a quelli che hanno chiuso, quindi basta vedere questi numeri per capire i passi indietro che sono stati fatti, ma anche dal punto di vista amministrativo relativamente all'organizzazione di una macchina amministrativa che addirittura continua a essere chiusa per 2 giorni alla settimana, sabato mattina in più compreso. Quindi dobbiamo veramente restituire una serie di servizi ai cittadini e guardare con maggiore attenzione a quel Rivarolo che rischia di accontentarsi. Ah, ma allora si vede che è proprio così. No,
Rivarolo può tornare a essere quella che era una volta, ma questo lo dobbiamo fare soltanto lavorando con quei cittadini con i quali inizieremo a interloquire dalla prossima settimana in poi, quanti a livello di associazioni, di gruppo organizzato, di singoli cittadini vorranno unirsi in questa grande Officina Rivarolo, perché nell'ambito del lavoro di Officina Rivarolo verrà fuori il programma e sulla base di quel programma chiaramente potremo sciogliere la riserva di una mia candidatura a sindaco, perché sarei veramente onorato di mettere la mia esperienza, che non è più quella di 20 anni fa, è quella degli anni che abbiamo passato insieme anche a fare altro. Meno male, sono uno che nella vita penso aver fatto il sindaco, il consigliere comunale, il consigliere provinciale, il parlamentare europeo, quindi non è che devo togliermi gli sfizi, devo mettermi a disposizione di una città che ha bisogno di ritornare ad essere la Rivarolo che forse non avevamo ancora finito di realizzare, ma che sicuramente batte forte nel cuore di ciascuno di noi. Grazie. Io sono più basso. Non prendetemi la pancia, mi raccomando. Era dietro. Questa mi piace. Sono dei magri idee. Io non so fare la forza.